Sindaco Falcomatà, oggi i calabresi scendono in piazza in diverse località per avere risposte su quello che è il futuro della statale 106. Qui poi nel Regino c'è un'attenzione particolare. Sì, io ringrazio i sindacati, la CGIL, CISL e UIL per aver organizzato questa manifestazione unitaria in tutta la regione Calabria per questi 147 chilometri e questi 147 chilometri di territori, di comuni, di comunità, di sindaci, di persone, di calabresi che chiedono a gran voce delle risposte rispetto agli anni passati, qualche passo avanti anche rispetto alla programmazione della riqualificazione e modernizzazione della 106 è stato avanti, ma adesso bisogna continuare, bisogna correre, bisogna avere qualcosa di più di un semplice studio di fattibilità, bisogna procedere con la progettazione, le risorse ci sono, se del caso vanno inserite, vanno aggiornate, vanno aumentate anche alla luce dell'aumento dei prezzi e dell'adeguamento dei prezzi che ci deve essere. Però con questa manifestazione i sindaci e i territori chiedono un'assunzione di responsabilità alla Regione Calabria, all'ANAS, affinché questo progetto veda la luce. Ed è bello che si faccia qui contemporaneamente rispetto anche alle altre province, perché la voce unitaria dei territori è sempre una voce forte. Mentre noi siamo qui a manifestare, una delegazione di consiglieri regionali del Regino con in testa l'onorevole Muraca e proprio agli uffici della Regione Calabria a Catanzaro per verificare qual è la situazione e quindi si procede in maniera coordinata e in maniera sinergica. Mi auguro, auspico e sono convinto che questo tipo di manifestazioni dove prevale il territorio e quelli che sono gli interessi del territorio prosegua anche rispetto alle altre grandi tematiche che noi dobbiamo affrontare, rispetto alle quali dobbiamo dire il nostro no e chiedere una parola di chiarezza a tutti coloro che il territorio lo rappresentano e devono difenderlo. Mi riferisco naturalmente all'autonomia differenziata che andando avanti e diventando legge creerebbe una spaccatura e una frattura insanabile con il centro-nord e un divario insanabile con il centro-nord del paese. E allora avrebbero poco senso anche le tante infrastrutture di cui si sta parlando e avrebbe poco senso anche di parlare di progetti di sviluppo del territorio se il governo vuole questo territorio diviso.